Buona domenica e benvenuti sul mio canale Luana Dolce Riflessi. Sono contentissima di stare con voi anche oggi e tanti tanti auguri a tutti i papà. Oggi è la festa del papà, 19 marzo, anche il compleanno di mia sorella Stefania, cui oggi festeggiamo a pranzo tutti insieme. Allora, vi racconto sempre un pochino di me. Come è andata la settimana? Come state? Che cosa avete fatto? Sono sempre curiosa, io aspetto sempre i vostri messaggi. Allora, questa settimana finalmente ho finito il giacchino. L'avete visto il giacchino col collettino verde? Allora, qui dovevo realizzare veramente, vi dico poi sempre, diciamo il dietro le quinte, no? Il dietro le quinte, dovevo realizzare le maniche color verde. Ero convinta di avere tre gomitoli di verde, ma ero convintissima. Qui ho fatto tutti i calcoli. Invece no, ne avevo due, e per cui con due, il colletto, le rifiniture e due maniche, stavo un pochino stretta, era impossibile. Ho detto va bene, le facciamo bianche, ma dovevo realizzare le maniche verdi. Va bene, comunque poi faremo un giacchino con le manichine di un colore diverso, lo faremo. E ormai succede che faccio dei calcoli. Ma convinta, io ero convintissima di avere tre gomitoli, ma io l'avevo anche contati, o sicuramente l'ho messo da un altro posto, perché ho un armadio a muro tutto per me dove ho un reparto di gioielli e un reparto comunque lana, e poi ho un'altra parte della casa dove, diciamo, quelli che ho a portata di mano, ecco, o quelli che devo lavorare per i tutorial. Divido un pochino per avere una divisione di quello che devo fare. Poi, quando devo decidere i tutorial, tiro fuori tutti i campioni e decido in base ai filati, che poi, insomma, dei filati discount, credo di averli lavorati, non dico tutti, ancora no, però ho fatto, cioè devo terminare un ordine per la prossima settimana, perché arriveranno tanti filati che ho scelto, perché si inizia poi d'aprile con il cotone. Sono un pochino indecisa se fare ancora di nuovo un progetto. Diciamo che ho della lana per finire un altro progetto domani. Ora vi dico anche cosa ci sarà domani. Allora, vi dico tutto, parliamoci chiaro, io la domenica vi dico tutto quello che faccio. Mi piace questo appuntamento con voi, mi piace tantissimo. Anche questa settimana ho fatto una visita importante che dovevo fare, è andato tutto bene, super contenta, insomma bene, ok, devo fare sempre alcuni accertamenti. Questa endometriosi è tremenda, tremenda, non dico altro perché non mi voglio annoiare con queste cose, però è veramente tremenda l'endometriosi. Allora, ho fatto gli orecchini, poi vi dico cosa c'è domani, che cosa ho in mente da fare, ecco, rimanete fino alla fine perché c'ho tanto da chiacchierare. Ecco, allora, gli orecchini che ho realizzato, io non porto mai gli orecchini, non metto mai niente, non lo so perché, che ho realizzato, pensato ovviamente a un qualcosa di super semplice. Partiamo dalle basi. Le monachelle poi si possono regolare e stringere. Ecco qui. Allora, eccola qui, super super semplici. Cioè, non ho pensato che cosa avevate in casa, e sicuramente dei cerchi, insomma, vecchi da ricoprire, e sicuramente o delle gocce o dei cipollotti. Per cui sono andata proprio sulla base, però ho detto partiamo proprio dalle basi assolute. Infatti una signora mi ha detto sotto al video, carinissima, sempre siete veramente tanto carine, mi ha detto: sì, ma io non, la monachella non ce la vedo. Allora, io ho scelto la monachella, ma ho dato altre opzioni nel tutorial, però purtroppo devo anche pensare che ci sono tante persone e il filato l'abbiamo in casa, però se comincio a dirvi andate ad acquistare questo, andate ad acquistare la perlina, andate ad acquistare, no, insomma, di questo mi dispiace. Andiamo un po' a riciclo, no? Io vi do tutte le indicazioni, partiamo dalle basi e poi aumentiamo. Perché? Vi faccio vedere. Ho già ve li ho fatti vedere, insomma, qualcosina, ho preso così a caso. Mi hanno chiesto i bracciali, per esempio, questo è un bracciale, no? Eccolo qui. Lavorato ad uncinetto, vabbè, ci ho fatto una lavorazione io, invece di fare questa lavorazione possiamo fare ad uncinetto. Ovviamente, vedere cosa si può creare, ma questo lo possiamo fare ad uncinetto, ci possiamo inventare qualcosa. Proprio con i gioielli io mi diverto molto. Per cui, vedendo questo, è ovvio che sono partita proprio dalle basi elementari,
Ma è normale perché se vogliamo fare un percorso insieme, se io inizio a realizzare, questo non è uncinetto, poi vi farò qualcosa di uncinetto, proprio per dirvi, ecco, andiamo sul complesso. Ma quante cose ci dobbiamo acquistare? Anche se lo realizziamo ad uncinetto, perché si possono fare delle basi, queste non sono basi ad uncinetto, però come deve essere, è bello davanti, deve essere bello anche dietro. Allora, se comincio a dirvi, avete dei cabochon in casa? Che sì, che no. Per cui diamo il tempo che comunque andiamo a guardare quei cassetti dove mettiamo tutte le cose che si rompono, una catenina, però ci dispiace buttarla, no? E allora possiamo andare a prendere tutti i pezzi, anche gli anellini. E poi ci sono anche quei negozi o anche al mercato, quelle cose che costano comunque 1 euro, che non costano molto. Insomma, possiamo arrangiarci. Sennò poi dobbiamo andare, ecco, io ve lo sto facendo vedere, tipo questo. Cioè, il fatto di saper lavorare, tirar fuori un gioiello, cioè so come si fa, questo volevo dirvi. Il fatto di scegliere oppure una monachella o d'altro è stata una scelta, non è polemica, anzi, la signora è stata carinissima, una scelta. Io ho pensato alle signore che cosa hanno, sicuramente una monachella. Ovviamente se poi vi facevo vedere il perno, cosa succede? Con il perno dovevate prendere la colla, per cui la colla, oppure fare la tecnica di poterla cucire dietro. Diventa un pochino più complicato, leggermente, leggermente. Questi sono molto fini e delicati, ma se facciamo un cerchio più piccolo possiamo prendere un filato più grande e insomma possiamo fare tante cose. Questa è l'idea. Poi da lì si parte, si fanno tantissime cose, ecco. Tipo, questo è un bracciale, assomiglia a una maschera di carnevale, è respirato, ma non si vede. Se è un bracciale, eccolo qua. Diadema. Lo faccio vedere da vicino, eccolo qui, a lavorazione. Brilla molto, vabbè, questi sono Swarovski, questi, per cui brillano sì, è normale. Allora, tanto per farvi vedere, poi se volete vi faccio vedere anche gli orecchini, però possiamo fare una lavorazione. Ah, non l'ho preso, mannaggia. Una lavorazione tubolare e possiamo mettere le perline. Possiamo iniziare con le perline. Vi posso dire, cominciate a cercare le perline di numero 9. Per cui cercate le 0 barra 9, c'è scritto, le 0 barra 9, vedete quelle che possiamo poi iniziare qualcosa di carino, dai, cerchiamo quelle e poi lo facciamo con il cotone, forse il numero 8 o il numero 5, vediamo, e iniziamo a fare anche o un bracciale o cominciate a cercare le perline. Vi ho dato anche la misura. In base a questo riusciamo a fare bellissime cose. Allora, chiudo il discorso gioielli e andiamo a pensare cosa ci sarà domani. Allora, domani io non sono. Mi date un consiglio se facciamo ancora un progetto di lana? Allora, domani il progetto di lana. Vi dico che ha dei buchi così grandi. Così si può fare, sì, un cuoricino. Dei buchi così grandi, ho dato proprio, mi sono data la pazza gioia perché te voglio fare quei classici gilet che io amo e sapete che li porto tantissimo, ma li portate anche voi, che quando si mette, ecco, una t-shirt, adesso ho maniche corte sotto e va bene, però quando anche a maniche lunghe mettiamo una t-shirt e mettiamo sopra questo gilet, sì, io lo chiamo gilet, che ha dei buchi grandissimi. Sono decisa se fare un pezzettino di manichina. Sono indecisa perché oggi devo concludere. Oggi ho un milione di cose da fare, spero di farcela per domani, ma ce la faccio sicuro. E perché è facile. E l'ho fatto con il tuia, per cui una lana grossa, dei buchi giganteschi, giganteschi. A me piace qualcosa di diverso che mettiamo perché allo stesso tempo ci tiene caldo, ma non ci tiene caldo proprio in questo periodo. E poi lo facciamo in 2 giorni, ma neanche con un giorno io l'ho fatto. Veramente, ieri ho iniziato e devo solo decidere come modificare un attimino un po' il tutto. E poi
Ho deciso di fare l'ordine. Sì, ho deciso perché ho detto: ma qui mo adesso arriva aprile, ho promesso tutto cotone, borse, iniziamo con le borse. Ho promesso ad aprile borse e cotone, e così sarà. E per cui ho scelto i colori un po', sapete, questo colore qua l'ho preso. Il fucsia l'ho preso, non ce l'ho fatta, l'ho dovuto prendere, non è più forte di me. Ho preso un po' di colori naturali che piacciono anche a voi, il verde, poi che colore ho preso? Qualcuno mi ha chiesto se ci sarà anche l'arancio, chi mi avete chiesto anche l'arancio, insomma, tanti filati che poi vi faccio una recensione anche dei filati, poi so che arriveranno anche dei filati nuovi, non posso dire nulla, so anche che arrivano i filati nuovi, perché nel frattempo partiamo con il fiocco cotone. Con i cordini, insomma, ho preso tutte queste cose, non vedo l'ora di lavorare, che quando si inizia la stagione nuova, io mi diverto un mondo, perché poi si riparte, insomma, con la creatività. Sembra che poi con la lana, quando si lascia la lana, si sta un po', capito, anche la creatività scende un pochino, no? C'è meno attenzione. Allora, fatemi sapere se ne facciamo, oltre quello di lunedì, se concludiamo ancora con un altro. Oggi è 19. Forse un altro lo facciamo con la lana e poi si chiude, perché comunque ho finito proprio, non ne ho presa più quello che avevo promesso, ho fatto. Allora, ho visto pure anche il piatto che piace, il sottopiatto che piace del cotone, sono molto contenta di alcuni progetti che non sono, insomma, diversi, fare solo maglie, insomma, annoia anche un pochino. Poi ritornerà il mercoledì ad aprile, anche perché poi ci sarà il lancio del sito che ho preparato, ancora sto in lavorazione, ci vuole ancora un bel po', però ce l'ho fatta, così poi ci saranno gli articoli. Già l'avevo fatta questa cosa, ma il sito non mi piaceva tantissimo, io siccome sono volubile, sono capocciona. Lo so, ho voluto proprio stravolgere il tutto. Poi altre cose, progetti, ci saranno, gli avete chiesto il giacchino tipo Chanel, va benissimo, ci sarà anche quello, a maniche corte, a mani lunghe, non lo so. E sai che non l'ho mai fatto, no, maniche lunghe o sì o no, non ricordo. Sono andata un po' a ritroso a guardare le cose che ho fatto, insomma, un canale giovane, per cui non ho fatto completamente tutto. Come d'estate mancano pantaloni, mancano pantaloncini, vestiti. Sicuramente lo farò a mia sorella, perché fare un vestito a me ci vuole 4 kg di cotone. Veramente. Con la mia circonferenza è un piccolo problema. Più che altro il mio problema è la tempistica. Cioè, se devo lavorare 300 grammi di cotone, insomma, di solito sono 125 metri, no? Per 6. E insomma, una bella lavorazione, insomma, bei metri. Succede che poi il cotone rallenta tantissimo, almeno a me mi rallenta in una maniera assurda. E per cui lavorare poi un vestito con me, insomma, ce ne vuole un po' di più, insomma, con una circonferenza così, col minimo invece ne vuole 500-600 grammi di cotone, ci vuole il doppio del tempo per realizzare un vestito, però quasi quasi lo faccio a mia sorella, che lei è piccolissima, e per cui poi lo sviluppo in tutte le taglie. Lei porta insomma una 38, per cui diventa proprio una velocità 38, 40, 40 neanche, forse 40 ci arriva di circonferenza. Poi altre cose, faremo backup agli estivi, insomma, ho messo una lista come al mio solito, parto a bomba con tutta la lista che voglio fare, ma chissà se ce la faccio. Finisce l'estate e poi mi trovo che non riesco a fare tutto, no? Però va bene, sono contentissima, mi diverto un mondo, siete carine, insomma, vi siete scritte tante sul gruppo Dolci Riflessi, in tantissime, non, scusate se sono un pochino assente in questo periodo, ma sto lavorando tantissimo, veramente tanto tanto, e poi si riprenderà il ritmo ad aprile tranquillamente, o anche con il mercoledì, che ho dei video che ho registrato. E però ho deciso di metterli di aprile, carini, carini, che poi insomma già avevo fatto un annuncio, poi ci ho ripensato, ho detto no, li metto ad aprile, così di parte con il mercoledì, insomma video veloci, mercoledì video veloci, domenica video chiacchiericcio con me, un video chiacchiericcio.
Allora, altre cose da dirvi come tiene caldo. Il Reiki mi piace tantissimo perché è molto, a dire, non dire sempre morbido, no? Io l'ho lavato. Perché cosa che succede? Allora, io finisco il tutorial. Se riesco che lo finisco prima, ho il tempo di lavarlo, a me sinceramente passarci un pochino di vapore oppure mi dà proprio fastidio perché poi dopo io lo voglio lavare. Allora, quando l'ho finito, io lo lavo, lo metto bene sullo stendino, bello teso, sistemato, eccetera, eccetera, e poi appunto si distendono. Perché quando faccio le foto non sono proprio completamente soddisfatta perché non rende l'idea di com'è dopo, no? Poi devo fare il reel di bottoni per far vedere come l'avevo, diciamo, rivestiti, e lo devo ancora fare, scusate, su questo. Ce la posso fare, io metto tante cose da fare, tante, tantissime, e poi siete carine, comunque mi mandate dei messaggi che sono proprio carini, carini, poi io rispondo a tutti, riesco a rispondere a tutti, arrivo alle volte un pochino in ritardo, mi dispiace, ma ce la faccio, poi io mi metto la sera e alcune volte mando, rispondo ai messaggi anche a l'una di notte, eh. Succede, succede. E anche la mattina presto, e infatti stamattina sono svegliata prestissimo per vedere dei, no, per vedere, dovevo leggere delle cose da studiare e che alcune volte capisco e alcune volte ci metto più tempo per capire, succede anche questo, che questo. Allora, fatemi sapere i progetti che preferite. Io partirei con borse, giacchini top down, maglie forate. Poi lo sapete che quest'estate vanno le maglie forate, però io l'ho sempre fatte perché purtroppo ho questa cosa che è vero che devo far tutto, ma mettere una maglia in cotone fitta fitta d'estate di luglio, sono sincera, anche sono 2 anni che dico sempre la stessa cosa. Diventa un po', almeno per me, di luglio, cioè immaginate una circonferenza come me, farla fitta fitta, che ci sono 400-500 grammi, metterla addosso non si ispira. Per cui quando è forato un bel toppetto sotto e avete questa rete, che rete o a fiori o adesso vanno tutto il punto, tutti i quadratini vanno in tutte le salse ne faremo e fiori, applicazioni, insomma veramente di tutto e mi è sempre piaciuto farle, realizzarle, proprio queste reti che si mettono, insomma, proprio tantissimo, mi piacciono. E molte signore, mi ricordo l'anno scorso, dice, ma io come faccio a metterla, sai, io mi dispiace, metti una magliettina e quella sopra. Mi hanno inviato le foto, erano contentissime perché avevano queste maglie molto forate, un toppettino sotto. E sinceramente anche perché è più morbida, insomma, anche insomma, come me non ci sono problemi assolutamente, insomma, possiamo anche portare una bella scollatura e mettere sopra, insomma, a me piace tantissimo, piace tanto. Ah, quanto chiacchiero. Allora, altre cose da dire, penso che vi ho detto tutto. Tutto anche della settimana e spero di fare anche io ho in mente tanto, spero a fine marzo di fare l'annuncio un pochino prima del sito, sono contenta, così poi anche la coperta a fine, io ho detto a fine marzo, mi avete inviato le foto delle coperte, grazie, ho avuto anche il permesso, insomma, di poterle mettere sull'articolo. Ma l'articolo ci sarà ad aprile, io finisco, insomma, marzo. Tutto non ho spostato, ma ho deciso in questo modo proprio per concludere la lana e andiamo a chiudere proprio con la coperta della nonna che ci piace tantissimo. E poi le voglio, quando partirà l'anno nuovo creativo a settembre, penso, già sto pensando a settembre, una pazza scatenata. E poi decideremo il punto degli avanzi, tutto quanto. Estivo, sinceramente, non mi vengono idee. Se avete delle idee, come possiamo qualche avanzo estivo realizzare qualcosa, fatemelo sapere qui sotto e vediamo di organizzare qualcosa prima che man mano che realizziamo le cose estive possiamo poi diciamo già lavorare qualcosa e poi fare l'articolo a fine estate sempre dedicato a voi, sempre dedicato a voi che siete veramente molto molto carine. Allora, io vi saluto.
Non so, chiacchiero tanto, chiacchiero tantissimo, ci vediamo domani con questo gilet. Questo gilet, io ve lo dico, è particolare, molto particolare. A guardarlo, Luana si è impazzita, ma a me mi piace. Cioè, ve lo dico, c'ha tutti i buchi così, io ve lo dico, io ve lo dico prima, io voglio i commenti sotto al video. Poi iscrivetevi al canale, mi raccomando. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Io vi saluto, ci vediamo domani alle 9 e poi, insomma, venerdì e poi credo che la settimana dopo poi inizieremo la programmazione normale. Un bacione a tutte, sempre un bacione con lo scrocchio. Mua! Questo bello pieno e ci vediamo domani. Bacioni e buona domenica e auguri per la festa del papà, auguri a tutti i papà. Baci.